Io le scuse le dovrei fare prima di tutto a me stessa, perché anch'io appartengo alla categoria delle donne e quindi sono tanto dispiaciuta, perché ripeto, non è un linguaggio a me consono e quindi mi dispiace di averle offese tutte, compresa me. Ha suscitato un vero e proprio putiferio fino a portarla alla decisione delle dimissioni. La frase pubblicata da parte di Rossella Angiolini, a questo punto ex presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Arezzo. È questa la frase shock scritta da Rossella Angiolini, avvocato, insegnante, ora ex presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Arezzo nel 2006, è stata anche candidata alla carica di sindaco. L'Angiolini interveniva sul caso dell'omicidio di Saman, demonizzando il silenzio delle donne di sinistra su questa vicenda, ma le parole usate hanno fatto infuriare davvero tutti. La decisione di dare le dimissioni era una decisione inevitabile, perché io sono rimasta molto meravigliata di questo clamore che ha suscitato, anche perché pensavo, dato che sono oltre 10 anni che non faccio più attività politica, pensavo che quello che io scrivevo non interessasse a nessuno, e invece non è così. In secondo luogo sono rimasta molto dispiaciuta, perché io purtroppo ho un carattere molto impulsivo e delle volte dico anche quello che non vorrei dire o che non è il caso di dire. Quindi sono molto dispiaciuta della terminologia che ho usato, che è veramente fuori luogo, ma confermo il contenuto. E dato che e con questa mia uscita ero consapevole di aver messo la Presidente Chiassai in una situazione di difficoltà, praticamente posso dire che le mie dimissioni sono state fulminee, nel senso che gliele ho inviate prima che lei me le chiedesse. Sapevo che me l'avrebbe chieste, non volevo metterla ulteriormente in difficoltà, quindi diciamo che sono arrivate un secondo prima che lei me le chiedesse. Lei è un avvocato, un insegnante, sì è vero da qualche anno non fa più attività politica, ma è stata anche candidata alla sindaco, insomma, di questa città. Ecco, oggi l'amarezza quanto è elevata? Io ho l'abitudine di scusarmi quando sbaglio e di assumermi le mie responsabilità. È stata una leggerezza dal mio punto di vista della mia etica imperdonabile. Non mi voglio giustificare, ma delle volte la rabbia immediata, cioè la rabbia di questa assenza da parte della sinistra di dare voce, gran voce a questa ragazza che era morta, la rabbia mi ha portato quindi ad esprimermi in un modo che non mi è consono. Quindi sono molto dispiaciuta, però tengo fermo quello che è il contenuto, perché quello che è il contenuto, cioè che questa ragazza è stata uccisa da una famiglia, dalla sua famiglia, per motivi culturali e per motivi religiosi, perché voleva essere una donna libera, questo resta.